Baba Casa, cos'è Baba Casa? Babacasa è una piattaforma mobile per gli annunci immobiliari. Quindi nasce dall'idea di semplificare il lavoro degli agenti immobiliari, annullando i costi di pubblicazione degli annunci e semplificando il processo di qualificazione dei lead, dei contatti. Quindi questa è l'idea alla base. Quindi è una nuova piattaforma per gli annunci immobiliari su mobile. Ok, quindi sostanzialmente voi fate pubblicare agli agenti immobiliari gli immobili, gli annunci, in maniera gratuita. Sì. Una volta acquisito il lead di richiesta, diciamo, tra virgolette, vendete il lead di richiesta, giusto? Sì, tecnicamente funziona in questo modo. L'agente immobiliare pubblica gli annunci sulla piattaforma direttamente o tramite i gestionali che sono ad oggi connessi. Il cliente può navigare queste offerte attraverso l'applicazione mobile che può scaricare dagli store. Per ogni immobile viene pubblicato un calendario di disponibilità per gli appuntamenti che l'agenzia può cambiare, può personalizzare. A quel punto, quando il cliente clicca sull'appuntamento, un determinato giorno, una determinata data, questa richiesta di appuntamento viene comunicata all'agenzia. Se l'agenzia accetta questo appuntamento, può vedere i dati del cliente e quindi effettuerà il pagamento di questo lead. Se lo rifiuta, non succede nulla. Ha rifiutato Si va l'appuntamento. avanti, ok. Quindi non si paga per pubblicare, ma si paga quando si riceve una richiesta effettiva di appuntamento su quell'immobile per quel giorno e per quella data. Chiaro. E qual è l'idea originaria da cui nasce Baba Case? L'idea nasce dal fatto che molto spesso, secondo noi, nei sistemi tradizionali, gli annunci immobiliari, nei portali tradizionali, è molto difficile verificare quanto è effettiva l'azione pubblicitaria. Cioè arrivano molte richieste generiche, arrivano molte email, ma in realtà c'è tutto un lavoro da fare per poi far diventare questa richiesta un appuntamento. Quindi la nostra idea è quella di fare tutto questo lavoro in modo automatico e di far arrivare direttamente un appuntamento all'agente immobiliare. Quindi non abbiamo sul nostro sistema possibilità di inviare richieste generiche o qualsiasi cosa che sia che non sia effettivamente riferita a quel determinato immobile. Un Quindi aspetto, scusa se ti interrompo, un aspetto che mi viene in mente dell'operatività dell'agente immobiliare, che la maggior parte, o almeno quelli non virtuosi, non hanno idea di qual è il costo del lead, che comunque certo. dovrebbe essere uno dei principi su cui impostare il proprio budget per la spesa del marketing Sì, annuale. avete parlato di CRM. Prima con Sì. Paolo, una delle cose, delle azioni più importanti del CRM è la creazione del cosiddetto funnel, no? Cioè arrivano tante richieste generiche, come lo trasformo in un appuntamento, in un lead o in un prospect. Ecco, quel passaggio lì è un passaggio che costa molto e per le quali le agenzie spendono tantissimo tempo, con le telefonate, con le email, con delle azioni mirate. Noi cerchiamo di automatizzare questo funnel e di far arrivare direttamente una richiesta qualificata per quell'immobile che effettivamente vuole effettuare un appuntamento di visita su quell'immobile. Quindi cerchiamo di semplificare tutto questo processo CRM. Che c'è alle spalle. Siete entrati in un mercato dove, insomma, i portali, anche viste le recenti acquisizioni, insomma, parliamo di big player, ecco, Certo. quindi siete sicuramente un mercato non semplice dove insinuarsi. Cos'è che vi differenzia rispetto al portale classico, al di là dell'aspetto, diciamo, di modalità di erogazione del servizio per l'agente immobiliare, però quali vedi i punti di forza di Baba Casa rispetto a un portale di annunci classico? Allora, è vero che è un mercato molto difficile, ma è anche vero che è un mercato che sta cambiando, perché diciamo, i più giovani sono una clientela che si sta spostando sempre di più dal web al mobile. Quindi è vero che nel web è molto difficile competere, ma il mobile usa delle regole diverse, delle logiche diverse. Quindi secondo noi c'è spazio nel mobile. Tant'è vero che noi come Baba Casa per esempio, non facciamo pubblicità tradizionale, ma ci presentiamo solo sui social, quindi siamo molto presenti in Instagram, in TikTok. Quindi cerchiamo di avere una tecnologia diversa con un cliente di tipo diverso, un cliente che si aspetta un'interattività
ormai di essere di interagire in maniera quasi immediata con ciò che con l'agente immobiliare, allo stesso modo con cui fa, allo stesso modo in cui avviene quando voglio comprare del cibo con Deliveroo o con Amazon. Quindi non è soltanto entrare nel mercato degli annunci immobiliari, ma entrarci con una metodologia che è più adatta al cliente che oggi o fra qualche anno inizierà a comprare casa. È un cliente che si aspetta di interagire in maniera quasi automatica, che vuole chattare, vuole scrivere, vuole interagire, vuole andare direttamente al goal, che è quello di fissare un appuntamento e andare a visitare l'immobile. Probabilmente lo vuole fare pure in prima istanza con una videochiamata, quindi su Babacasa per esempio si può fissare un appuntamento di visita in presenza, ma anche in video, quindi con FaceTime o con gli strumenti di Android. Ecco, è un po' questa l'idea, non è solo quella di cambiare strumento, ma anche di cercare di presentarsi a clienti di tipo diverso. Un altro aspetto che mi viene in mente, ci sono stati recenti studi fatti proprio da un agente immobiliare sul fatto che anche le richieste specifiche fatte tramite i portali non avevano risposta da parte degli agenti. Sì, l'ho letto anch'io, sì. E che è un'assurdità se ci pensate, perché uno spende soldi per mettere un annuncio di un immobile, per avere richieste, queste richieste non vengono chiamate. Il fatto di pagare il singolo lead può dare un valore diverso a quella richiesta, quindi se io pago per avere quel singolo lead ci presto più attenzione e do una risposta a quella richiesta. Potrebbe essere anche questa una chiave. Sì, ma se ci pensi bene non è così assurdo il primo punto, perché quella richiesta qualificata mi è arrivata magari in mezzo ad altre 200 che non lo erano. Quindi è molto difficile contestualizzare. Con Babacasa noi ti mandiamo solo quella, non le altre 99 non qualificate. Ecco, è un po' questa la differenza. Quindi quando ti arriva un'email da Babacasa, c'è un cliente che vuole visitare questo immobile, non c'è molto da qualificare, lui vuole andare lì, vuole vedere questo immobile. Quindi questa è una differenza sostanziale. Sicuramente. Come vedi il futuro della vendita dell'immobile online? Allora, lo vediamo sicuramente mobile, lo vediamo sicuramente automatizzato, nel senso che a parte la vendita vera che poi deve essere effettuata, diciamo la visita, la vendita che deve essere effettuata ancora in presenza, vediamo un processo molto più automatizzato, ma vediamo soprattutto un processo molto più interattivo, cioè vediamo un cliente che vuole chattare immediatamente con l'agente immobiliare, che vuole avere delle informazioni, che vuole sapere di più magari sul quartiere, sulla zona. Quindi lo vediamo molto più social e lo vediamo anche molto più con molti più feedback, cioè ci aspettiamo che gli utenti vogliano commentare l'immobile che hanno visitato o vogliono commentare l'agenzia con la quale hanno lavorato. Quindi vediamo per l'immobiliare un po' la stessa evoluzione che sta avvenendo negli altri settori: collaboratività, social, feedback immediato, interattività, possibilità di andare più veloci. Ecco, la vediamo un po' in questo modo, anche perché la mobilità che sta aumentando per motivi di lavoro, per altri motivi, rende l'immobiliare un po' meno statico, un po' meno immobile, no? Certo. C'è un po' più di, quindi anche per esempio la possibilità di conoscere la storia di quel quartiere, cosa c'è in quel quartiere, cosa si può fare in quel quartiere, secondo noi diventeranno degli elementi importanti. Quindi ci aspettiamo anche per Babacasa un'evoluzione in questo senso. Un'altra evoluzione che ci aspettiamo è quella dell'introduzione a un certo punto, ma anche per il settore immobiliare, di una cosiddetta super app, cioè di un'app dell'immobiliare dove si possano fare diverse cose, si possano cercare gli immobili, si possa cercare un mutuo, ma si possa anche per esempio cercare una certificazione energetica, eccetera, eccetera. Noi crediamo che uno dei problemi più importanti di un'applicazione mobile per l'immobiliare è il fatto che dopo che ho trovato casa ti disinstallo, non mi servi più. Quindi ecco, quello che stiamo cercando di capire è come si fa a rimanere nella tasca di questi clienti per cercare di supportarli nelle tutte le loro esigenze per quanto riguarda il contesto casa.
Quindi una piattaforma multitasking, insomma. Sì, dove sia possibile, legata alla casa, dove sia possibile, insomma, usufruire di tutti i servizi che ruotano intorno alla casa, che sono molti. Quindi senz'altro la ricerca dell'immobile è il punto di partenza, ma c'è molto intorno che si può aggiungere. Certo, quindi il target, diciamo, dei vostri utenti, non chiaramente le agenzie, ma i vostri utenti che cercano casa, state cercando di andare a intercettare un'utenza giovane, i famosi dai millennial in giù, diciamo. Sì, per due motivi. Uno, perché tecnologicamente siamo più affini. Quindi per esempio la nostra app Baba Casa è la prima che direttamente fa vedere gli immobili sulla mappa, quindi non c'è bisogno di andare attraverso il processo di ricerca, eccetera, un po' come fa Google, un po' come fanno gli altri strumenti. Secondo, per ciò che tu hai detto qualche minuto fa, perché la pubblicità sul web è diventata molto più costosa nel settore immobiliare, invece nei social c'è ancora la possibilità di crescere in modo organico, quindi di poter sfruttare il passaparola, l'effetto social. Quindi c'è un motivo di carattere, diciamo, di target, ma c'è anche un motivo di strategia commerciale. Chiaro, chiaro. E, lato invece clienti vostri, quindi agenzie immobiliari, quali possono essere secondo te i vantaggi che la vostra app, la vostra piattaforma può offrire a un agente immobiliare? C'è un vantaggio sicuramente economico, non pago il canone, non pago fisso, vado, ricarico il mio, come faccio con il telefonino, e consumo la mia ricarica man mano che accetto gli appuntamenti. Quindi non c'è, diciamo, nessun costo fisso e non c'è rischio di impresa, sostanzialmente. Mi sembra che sia un buon vantaggio. Secondo, per ritornare sempre alle parole di Paolo, c'è un vantaggio gestionale, cioè posso programmare per ogni immobile quando voglio che avvengano gli appuntamenti, a che orario, in che giorno, e quindi c'è anche un vantaggio di gestione del mio portafoglio e del mio calendario appuntamenti. Terzo, pago solo quando ho qualcosa di concreto, cioè un appuntamento, e quello diventa direttamente un contatto qualificato al quale io posso, non devo dare ulteriori informazioni, vado a vedere casa. E con la clientela che voi avete già, come avete visto, qual è stata la risposta, diciamo, da entrambi i lati, quindi lato agenzia e lato anche cliente che sta cercando casa? Allora, è stata, devo dire, generalmente positiva in entrambi i casi, cioè il cliente finale non ha avuto bisogno di nessuna spiegazione, cioè è andato in modo naturale, vanno, cliccano l'immobile, fissano l'appuntamento e tutto va come deve andare. Con le agenzie anche, la maggior parte di loro hanno capito esattamente che cliccano accetto l'appuntamento e poi possono chiamare il contatto, gestirlo, eccetera, eccetera. Con qualcuno è stato un pochino più difficile, come sempre nei casi, perché è un prodotto nuovo, è un'idea nuova, quindi c'è un po' di attenzione, però noi cerchiamo anche di aiutarli con il nostro servizio di supporto tecnico, quindi quando arriva un appuntamento che non viene accettato prontamente, noi contattiamo l'agenzia, spieghiamo come funziona e a quel punto sono più informati e agiscono da quel momento in poi in modo più naturale. E all'interno della vostra applicazione avete un processo di qualificazione dell'annuncio, cioè fate una sorta di opera di istruzione nei confronti dell'agente immobiliare nel come inserire un annuncio, come valorizzarlo, perché se offrite la possibilità di fissare un appuntamento, chi vede un annuncio nella vostra piattaforma deve essere ben consapevole di quello che va a vedere, quindi deve avere un'ampia gamma di dati. Cioè voi, allora, che tipo di devo dire come che... sono i vostri annunci? Allora, devo dire che la maggior parte dei nostri annunci sono sincronizzati da gestionali immobiliari, e devo dire che la qualità è generalmente molto alta, quindi sono delle descrizioni molto ben fatte, delle immagini di qualità, cioè i gestionali in questo fanno un lavoro fantastico perché guidano nella parte gestionale l'agente immobiliare ad inserire i dati importanti, inserirli in modo strutturato, quindi diciamo la qualità del dato è generalmente alta. È chiaro che, ecco, che per esempio nel mobile le foto sono particolarmente importanti, quindi la qualità delle foto va curata, però diciamo che in generale abbiamo una buona qualità di tassi.
lato invece cliente richiedente, hai un dato che esprima cosa chiede di vedere un cliente acquirente prima di andare in appuntamento? Allora, in generale noi facciamo vedere i dati che fanno capire il valore dell'immobile, quindi non arricchiamo non abbiamo una scheda enorme, cioè perché il mobile è molto più, diciamo, non è il Immediato. web, è molto più immediato. Io credo che la cosa più importante di tutte siano le foto. Ecco, ancora la foto diventa l'elemento che distingue un buon annuncio da un cattivo annuncio. Quindi la foto è l'elemento più importante. Cosa vede il cliente finale? Se questa è la domanda, vede moltissimo le foto. Chiaro. Chiaro, quello Oltre che sicuramente. naturalmente il prezzo, la posizione, eccetera, eccetera. Quindi, per esempio, le mappe sono importantissime. Mappa intese come localizzazione o pianta dell'appartamento? No, intesa come localizzazione, è importante vedere quali servizi ci sono intorno, quali metro sono vicine. Oggi diciamo, i sistemi cartografici offrono queste possibilità che vanno, secondo me, valorizzate. Noi cerchiamo di farlo. Quindi, per esempio, aggiungiamo la vista aerea, aggiungiamo la vista in 3D. Ecco, tutte queste possibilità fanno capire esattamente dov'è l'immobile. Come è fatto, quindi diciamo che la tecnologia migliora la possibilità di capire quell'immobile, no? Più che con le parole. Chiaramente, chiaramente, come Dico immobile, posto, un secondo piano signorile, bah, vedo la foto, ho capito già se signorile o no. chiaro, Quindi chiaro, diciamo è questa la chiave del mobile, secondo noi. chiaro. Come dicono gli americani, poi il valore di un immobile è location, 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 quindi sicuramente anche l'individuazione, cosa che non sempre viene fatta dagli agenti immobiliari, però per alcuni motivi che possono Ecco, essere più quello è o un problema che meno abbiamo, sì, che più o meno molti. condivisibili, però la Sì. Spesso, localizzazione, l'indirizzo preciso dell'immobile è un aspetto molto importante. ecco, questo è un annuncio che potremmo fare. Ecco, sarebbe meglio sempre mettere la localizzazione esatta dell'immobile. Vabbè, questi sono dinamiche, insomma, un po' particolari per gli agenti immobiliari, sono dei tasti sensibili che si fa fatica Sì. a venire a toccare. Ecco. E voi da quando è che siete nati come Siamo andati a azienda? marzo 2021 Ok. ufficialmente, quindi abbiamo 1 anno e mezzo di vita, abbiamo realizzato diverse versioni della nostra app, abbiamo iniziato le nostre campagne marketing sui social, quindi siamo presenti più o meno da 1 anno e mezzo. La roadmap adesso cosa prevede come sviluppi futuri? Allora, in termini commerciali stiamo continuando a creare accordi, partnership per aumentare il numero degli agenti immobiliari che pubblicano sulla nostra piattaforma. Dal punto di vista, del marketing, continueremo le nostre attività specialmente sui social. Dal punto di vista della tecnologia, stiamo inserendo nuove funzioni che arriveranno nei prossimi, 3 mesi. In particolare, in collaborazione con un'importante azienda del settore, ci occuperemo di introdurre un calcolatore di mutui e quindi di dare un'idea della rata di mutuo per ogni immobile, ma anche un calcolatore più generale. E stiamo inserendo altre, diciamo, funzioni sempre relative al mondo della casa. Quindi cercheremo di andare verso quella direzione che ci siamo detti prima, della super app Super app con del settore immobiliare. Quindi questi saranno i prossimi 3 o 6 mesi di sviluppo software. di sviluppo. Bene, allora noi vi auguriamo innanzitutto un Grazie. grande in bocca al lupo e un successo per la vostra applicazione. Ringraziamo Alessandro del suo contributo e anche per il nome, che è un ottimo nome. E lasciamo la parola adesso al prossimo ospite. Ti chiedo Grazie Alessandro. di cedere il microfono Grazie. a Daniele Mancini, che adesso comparirà magicamente dalla regia. E se no, noi intanto andiamo avanti, visto che Daniele Mancini non Ah, è non c'è ancora qui. Daniele Parliamo. Mancini. Il bello della diretta. Adesso Adesso recuperiamo cerchiamo. Daniele Mancini. Daniele Mancini. Va No, bene. sicuramente è un'iniziativa coraggiosa, visti anche appunto, come dicevamo prima, i grandi accorpamenti che ci sono, gli investimenti che sono stati fatti nel settore del real estate per quanto riguarda i portali e quant'altro. Quindi, insomma,
siete arrivati in un momento dove ci sono i giganti, ecco, che stanno lavorando. Questa cosa non ti ha fermato, non vi ha intimorito? Ma allora, sicuramente sì, cioè, nel senso che diciamo, entrare nello stesso mercato di giganti come quelli che tu hai citato è sicuramente una cosa che sembra folle. In realtà io credo che la stessa rivoluzione che 20 anni fa ha creato questi giganti, cioè quella del web, oggi potrebbe crearne degli altri, è quella del mobile. Cioè, bisogna capire se i giganti sono pronti a questa nuova rivoluzione, oppure non rischiamo di sottovalutare la rivoluzione del mobile, che invece secondo me è importante. Chiaro. Quindi quello che noi crediamo è che si stiano creando le condizioni di un ricambio tecnologico e generazionale, per cui potrebbe esserci posto per degli attori che ragionano in tempo diverso, in modo diverso. Secondo, anche probabilmente il mondo degli agenti immobiliari sta cambiando, quindi gli agenti immobiliari sono molto più attenti all'investimento, al budget, a come qualificare, a come valorizzare il mio budget pubblicitario. Quindi diciamo, secondo noi potrebbero esserci le condizioni per trovare uno spazio in virtù di questi cambiamenti che stanno avvenendo lato cliente e lato agente immobiliare. Una nicchia, insomma, dove volete inserirvi. Vediamo vedremo se queste intuizioni sono corrette, lo speriamo. Naturalmente. Perfetto, perfetto.